sono disponibili il foglio della sintesi di questa relazione, che non l'ha avuto dietro lì c'è lo scatolo con i fogli. Così potete seguire questa relazione che da un lato è semplice perché è un'introduzione che vuole un po' aprire alla nostra riflessione di questi giorni. Nello stesso tempo è una riflessione un po' forse complicata e probabilmente anche un po' strana per questo titolo che fa riferimento ai mendicanti o al mendicante. Cercheremo di poi di motivare, perché la motivazione in un certo senso è semplice, possiamo chiamarla una motivazione esistenziale che noi vogliamo proporre a ciascuno di voi, visto che ogni anno, ogni estate, con libertà venite qui a partecipare a questi nostri incontri e quindi in un certo senso fate parte anche voi della nostra famiglia. E voglio iniziare dando uno sguardo insieme sul Concilio Vaticano II. Già è stato detto, a 3 mesi dalla sua elezione, Papa Giovanni, il 25 gennaio del 1959, tra lo stupore di tutti, diede il primo annuncio del Concilio Vaticano II davanti a 17 cardinali, riuniti nella sala capitolare della Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma, perché il 25 gennaio, come sapete, è il giorno in cui si conclude la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. È il giorno della festa della conversione di San Paolo, o meglio della vocazione di San Paolo, e in quel giorno, come di solito sempre accade, il Papa celebra l'Eucaristia nella Basilica di San Paolo fuori le mura, e dopo la messa riunì i cardinali nella sala capitolare del monastero benedettino, perché lì ci sono i benedettini, e prima prese il discorso un po' alla larga, con alcune considerazioni, e poi a un certo punto diede questo primo annuncio del Concilio Vaticano II, oltre che l'annuncio del Sinodo di Roma. Ma quello che poi subito suscitò sorpresa, meraviglia, anche preoccupazione, fu l'annuncio di questo Concilio. E dopo 4 mesi, da questo primo annuncio, il 17 maggio del 59 il Papa costituì, Papa Giovanni costituì la commissione preparatoria che aveva il compito un po' di avviare i lavori preparativi al Concilio e di consultare vescovi, religiosi, facoltà teologiche, università, eccetera, per far pervenire alcune proposte riguardo al programma del Concilio, che cosa si chiedeva, che cosa il Concilio dovesse trattare. Ne giunsero alla commissione preparatoria 2.821 proposte. La commissione poi esaminò il materiale e lo passò agli organismi della Curia Romana. Il 5 giugno del 1960, quindi un anno dopo, vigilia di Pentecoste, il Papa, Papa Giovanni, avviò ufficialmente la preparazione immediata del Concilio e fece costituire 10 commissioni preparatorie. 9 commissioni dovevano preparare dei testi consultivi che poi dovevano essere votati in assemblea, testi che dovevano riguardare la dottrina, la liturgia, i sacramenti, lo stile di vita e l'apostolato dei laici. E la 10ª commissione era la commissione centrale
formata dai presidenti delle 9 commissioni preparatorie e dai presidenti delle conferenze episcopali nazionali e regionali. Era la commissione centrale che un po' presideva il tutto. È interessante che nel corso del tempo le 9 commissioni preparatorie, quelle che dovevano preparare i testi da mandare in aula per essere votati, con l'andare del tempo si arricchirono di nuovi membri. E alla fine del 1961 le persone direttamente impegnate nella preparazione del concilio, quindi siamo nel 1961, risultarono essere 827. Di questi 827, 2/3 provenivano dall'Europa. E questa prevalenza europea poi sarà superata con l'inizio del concilio, dove la rappresentanza dei partecipanti avrà veramente un carattere internazionale, raggiungendo il numero di circa 2.540 vescovi con diritto di voto, provenienti da tutto il mondo. E a questi poi bisogna aggiungere gli esperti teologi che i vescovi si portarono e gli osservatori che erano stati invitati direttamente. Quindi coordinare 2.500 e più persone, diciamo, fu un'impresa. Il 25 dicembre, Natale del 1961, Papa Giovanni ufficialmente convocò il Concilio Vaticano II per l'anno dopo. Detta la convocazione ufficiale del Concilio. E così l'11 ottobre, come è stato detto, del 1962 ha inizio la solenne seduta di apertura del concilio, il 21° concilio ecumenico della storia della Chiesa. Il Concilio Vaticano II fu il 21° concilio ecumenico. L'inizio della celebrazione l'inizio della seduta della solenne inaugurazione prevedeva, come prevede tuttora, nel caso si dovesse celebrare un altro concilio, l'inno del Veni Creator, l'invocazione allo Spirito, la celebrazione eucaristica secondo il formulario della solennità della Pentecoste, la intronizzazione del Vangelo sul cosiddetto altare del concilio, una specie di altare predisposto davanti al tavolo del presidente, cioè di colui che presiede il concilio. E questo è un segno importante che vuole dire che in realtà colui che presiede il concilio è Cristo stesso. E vuole dire anche che solo in Cristo trova legittimità la convocazione di un concilio. Non è perché lo vuole uno o perché lo vuole l'altro. La convocazione di un concilio trova il suo fondamento legittimo nella presenza attiva, non onoraria, ma attiva del Signore, del Cristo risorto, presente nella sua Chiesa. Ecco perché c'è l'intronizzazione del Vangelo predisposto proprio davanti a colui che presiede, in modo che colui che presiede il concilio si ricordi che non è lui il vero presidente, perché c'è una presenza reale, che è quella del Signore risorto che presiede, e che dà questa presenza stessa, dà legittimità al concilio, alla convocazione del concilio. E poi segue la professione di fede e il canto del Vangelo. Il concilio è stato celebrato in 4 periodi, con un totale di 10 sessioni. Il primo periodo va dall'11 ottobre all'8 dicembre del 1962. E questo è il periodo, possiamo dire, di rodaggio, chiamiamolo così. Si nominano le commissioni conciliari,
vengono bocciati gli schemi che erano stati preparati dalla commissione preparatoria, tutti, perché si dice qua bisogna fare dei nuovi testi, già questo è indicativo. Si decide l'ordine del giorno del concilio e si perfezionano alcune procedure. Ed è anche il tempo in cui ci si dedica, venne richiesto da molti padri conciliari, ci si dedica alla conoscenza reciproca. Quindi il primo periodo veramente fu un periodo di rodaggio. Il 3 giugno del 63 muore Giovanni XXIII e il 21 giugno viene eletto Paolo VI. Il 29 settembre del 63 inizia il secondo periodo del concilio, fino al 4 dicembre dello stesso anno. In questo secondo periodo vengono approvati, dopo varie consultazioni, discussioni, eccetera, la Costituzione sulla liturgia e il decreto delle comunicazioni sociali. Poi il terzo periodo, che va dal 14 settembre al 21 novembre del 1964, furono approvati, dopo lunga discussione, eccetera, eccetera, la Costituzione sulla Chiesa e i decreti sull'ecumenismo e sulle chiese orientali. Il 14 dicembre del 1965 ha inizio il quarto periodo del concilio, fino alla chiusura stessa del concilio, che sarà l'8 dicembre, sempre del 1965. In questo quarto periodo, molto laborioso, vengono approvati tutti gli altri documenti. Il 7 dicembre, la vigilia quindi della conclusione della solenne chiusura del concilio, ci fu un gesto molto significativo tra Paolo VI e il patriarca Atenagora delle chiese orientali. Dopo l'approvazione dell'ultimo documento del concilio, Paolo VI e Atenagora tolsero le reciproche scomuniche che erano state, si erano dati nel 1054. E questo fu un gesto molto significativo e importante. E l'8 dicembre solennemente si chiuse l'evento del concilio. Ecco, a me non interessava tanto fare la storia, anche se è interessante vedere un pochettino come sono andate le cose. Mi interessa invece, per la nostra riflessione, chiederci che cosa ci consegna il concilio. Poi ognuno sarà dato il compito, cioè nel senso che lo sentirà personalmente, il compito di andare a rileggersi i documenti, almeno i documenti fondamentali del concilio. Ma almeno chiedersi che cosa ci consegna il concilio. A mio avviso ci consegna tre cose importanti e fondamentali. Innanzitutto ci consegna un corpo di testi, 16 documenti, molto ampio e nello stesso tempo complesso, ma di grande valore. 16 documenti, non sono documenti semplici, però sono importanti e sono di grande valore. Questi documenti, 16 documenti conciliari, sono suddivisi in 4 costituzioni dogmatiche, di cui, di queste 4 domatiche, una è detta pastorale, voi capiremo perché. Queste 4 costituzioni domatiche trattano temi dottrinali, ma non solo. E questa è la novità. Assieme a temi dottrinali, queste stesse costituzioni domatiche sono accompagnate da indicazioni pastorali. Ricordatevi per esempio la Costituzione sulla Divina Rivelazione, De Verbum,
Costituzione che parla della parola di Dio. Una parte di questa Costituzione dogmatica è riservata a come la Bibbia, la parola di Dio, deve essere letta e vissuta all'interno della comunità ecclesiale. La Bibbia è la vita della Chiesa. Questa è la seconda parte di questo documento. Vedete, è un'indicazione pastorale, pratica, non semplicemente dottrinale. Queste quattro costituzioni quindi sono dottrinali, ma anche danno indicazioni pastorali e pratiche. E queste quattro costituzioni, se vogliamo vedere nel loro insieme, riguardano l'identità della Chiesa come popolo di Dio e come comunione, vista nella sua relazione con Dio. Ecco perché si scrive il testo, il documento, la Costituzione sulla liturgia, la Costituzione sulla Dei Verbum e il primo capitolo della Lumen Gentium. Queste parti trattano appunto dell'identità della Chiesa come popolo di Dio e come comunione vista in relazione con Dio. La liturgia, l'ascolto della parola, il mistero trinitario. Questa stessa Chiesa, il popolo di Dio e il mistero di comunione, è vista anche nelle sue relazioni interne, tra pastori e fedeli laici e religiosi. E quindi i vari capitoli della Lumen Gentium. E questa stessa Chiesa, popolo di Dio, mistero di comunione, è vista anche nelle sue relazioni con il mondo, con la storia. E allora la Costituzione dà un mattetto espresso. Ecco di che cosa ci parlano le quattro Costituzioni fondamentali del Concilio. Poi abbiamo nove decreti. Il decreto è finalizzato a regolare in maniera nuova un ambito della vita della Chiesa. Questi decreti nove, cinque riguardano il ministero, la formazione e lo stile di vita delle varie forme di vita cristiana nella Chiesa, cioè riguardano il ministero dei vescovi, quello dei preti con la formazione, quello lo stile di vita e la formazione, la vocazione dei religiosi e poi la vocazione dei laici, la loro presenza apostolica, ministeriale. E quattro decreti ancora riguardano le relazioni all'interno della Chiesa e le relazioni che la Chiesa ha con gli altri. Quindi abbiamo il decreto sulla missione e poi abbiamo il decreto sulle chiese orientali, il decreto sull'ecumenismo e il decreto sui mezzi di comunicazione sociale. Vedete, c'è una costante, la Chiesa è sempre pensata, riflettuta, non soltanto per quello che deve essere in se stessa, ma anche la Chiesa viene pensata per come deve porsi nei confronti del mondo, della storia. È una costante, questa duplice, sottolineare questo duplice aspetto, questo duplice volto, che poi è l'unico volto, della Chiesa. La Chiesa che guarda se stessa, ma non è autoreferenziale, perché la Chiesa deve imparare anche a guardare gli altri, che poi significa anche ad ascoltare gli altri, e lo vedremo, ad essere, a farsi compagno di viaggio degli altri, del mondo, cioè entrare nella storia. Infine abbiamo tre dichiarazioni. Questa è una novità tra i documenti del Concilio, non è mai avvenuto una dichiarazione, che vuol dire o fai un documento o fai un decreto. Comunque è una dichiarazione di intenti, possiamo chiamarla così,
su tematiche particolari che interessano sempre le relazioni della Chiesa con il mondo, questioni particolari sul quale bisogna sempre riflettere ancora di più. E non solo le relazioni della Chiesa con il mondo, infatti c'è la dichiarazione sull'educazione e sulla libertà religiosa, ma abbiamo anche la dichiarazione sulle altre religioni, che riguardano le religioni non cristiane, e quindi una riflessione anche di come la Chiesa si deve relazionare con le religioni non cristiane. Questo è il corpus, vedete, di 16 documenti, molto complesso per oggi. Però è un corpus di grande valore. L'altra cosa che il Concilio ci consegna è il Concilio stesso come evento di nuova Pentecoste. Cioè il Concilio come testimonianza di una Chiesa che si lascia animare, guidare, rinnovare dalla presenza creatrice e creativa dello Spirito Santo. Per questo qui abbiamo messo l'icona della Pentecoste. Per ricordarci, come disse più volte Papa Giovanni, che il Concilio Vaticano II doveva essere quasi una nuova Pentecoste per la Chiesa, un evento di rinnovamento della Chiesa, un rinnovamento non alla moda dei tempi, ma un rinnovamento veramente suscitato dalla forza dello Spirito, dalla forza creatrice e creativa dello Spirito. Ecco perché abbiamo messo qui l'icona della Pentecoste. Ed è significativa quell'icona, perché lì voi vedete l'immagine della Chiesa secondo come è narrata negli Atti degli Apostoli capitolo 2, la Chiesa raccolta nel Cenacolo. Lì vedete gli Apostoli che sono messi disposti l'uno di fronte all'altro, in due cori. Ed è interessante che in questa icona in particolare, al centro, se voi ci fate caso, non c'è nessuno. Al centro c'è uno spazio vuoto, lo vedete? E quello significa che lì c'è la presenza del Signore risorto. È Lui che presiede questa riunione. Perché il centro della Chiesa non è né il Papa, né il Vescovo, né un religioso, né un accolito con la porta, né un ministro della Eucaristia con la Tarcisiana, ma è il Signore risorto, che è nella Chiesa la presenza creatrice e creativa, non è una presenza onoraria. Il Signore risorto nella Chiesa è presenza effettiva, perché è presenza creatrice. Perciò al centro c'è uno spazio vuoto, non per dire non c'è nessuno, c'è, non lo si vede ma c'è, non lo vedi ma è presenza reale. E poi assieme all'evento di una nuova Pentecoste il Concilio e ci consegna anche l'esperienza di un nuovo Concilio di Gerusalemme. La speranza di Giovanni XXIII, che questa convocazione di tutti i vescovi del mondo, quindi a livello veramente internazionale, diventi quasi la celebrazione di un nuovo Concilio di Gerusalemme, di cui si parla negli Atti degli Apostoli capitolo 15, dove il convenire dei pastori e dei cristiani laici nella Chiesa di Roma da tutto il mondo è finalizzato non a fini turistici, è finalizzato, come lo fu per Paolo e Barnaba nella Chiesa di Gerusalemme,
a narrare le meraviglie di Dio manifestate attraverso le fatiche apostoliche vissute e affrontate nei vari contesti geografici e culturali del mondo contemporaneo. Questa fu l'intenzione di Papa Giovanni. Quando vide in questa grande convocazione quasi l'esperienza di un nuovo concilio di Gerusalemme. Si radunano tutti i pastori di tutto il mondo per narrare la grazia dell'apostolato, le fatiche dell'apostolato, che ognuno vive nei vari contesti culturali e geografici del mondo. Infine ci viene consegnato anche un principio fondamentale e importante, il principio di pastoralità. Spesso si dice che il Concilio Vaticano II fu un concilio pastorale, ma in che senso? È questo principio di pastoralità che ci viene consegnato, che Papa Giovanni enunciò nel discorso di apertura del Concilio. Che cosa vuol dire principio di pastoralità? Significa che è necessario, sì, approfondire la fede della Chiesa, è necessario approfondire le verità di fede della Chiesa, ma approfondirle, sottolineò Papa Giovanni, in modo che queste verità di fede siano presentate in un modo, in una forma adatta alle esigenze del nostro tempo. Questo è pastorale. Verità di fede presentate, studiate e presentate in un modo e in una forma adatta alle esigenze del nostro tempo. E quindi sollecitò Papa Giovanni l'importanza da dare a questo modo e a questa forma, la necessità di insistere con pazienza nella elaborazione di questo modo di presentare la fede. Perché, disse il Papa, Papa Giovanni, il carattere del Magistero della Chiesa è preeminentemente pastorale e non può non tener conto della situazione storica dei suoi interlocutori. Questo è pastorale. Io credo che ci dobbiamo cominciare ad abituare a fare della pastorale non un sostantivo, ma un aggettivo. Un aggettivo qualificativo. Perché noi siamo ormai abituati a sentire più che altro, eccetto quelli che insegnano queste cose, siamo abituati a sentire pastorale come sostantivo. E uno poi si chiede di che? Sostantivo di che cosa? Invece dobbiamo ritornare a pensare, a comprendere la pastorale come aggettivo qualificativo, cioè come quel modo che qualifica la presenza della vita della Chiesa in tutti i suoi membri in questo nostro mondo. Pastorale è qualificazione, non è sostantivo. Qualifica un modo di essere e di agire della Chiesa. Ecco perché il principio di pastoralità chiede circolarità e coerenza tra teologia e vita, tra fede e storia, coerenza tra verità di fede e modo di annunciarle, dove il modo non riguarda soltanto la cura del linguaggio e della comunicazione verbale, non è solo questo. Il modo riguarda anche la comunicazione, come si dice oggi, non verbale, vale a dire riguarda lo stile di vita, il modo di essere, di stare e di agire nella comunità ecclesiale e nel mondo. La coerenza riguarda questo, tra l'annuncio della parola e il modo con cui tu lo annunci e il modo con cui tu vivi in questo mondo.
L'annuncio della parola è la coerenza del tuo stile di vita. Se ci fate caso, nei Vangeli Gesù ha dedicato molto più tempo a curare lo stile di vita dei suoi discepoli che non a dire i contenuti di quello che dovevano dire. Fateci caso. Quando li manda in missione non è che gli fa un trattato di ecclesiologia o di cristologia o di trinità. Gli dice annunciate la pace, chiaro. Annunciate che il regno di Dio è vicino, chiaro che cosa significa poi, no? Però spende molto più tempo a dire come dovete andare ad annunciare, in stile di povertà, senza arroganza, senza desiderio di dominio sugli altri. Lì ha speso molte parole Gesù, perché il modo è importante, lo stile di vita è importante, la coerenza tra l'annuncio e lo stile di vita è fondamentale. E da qui allora scaturisce il coraggio della Chiesa, proprio se veramente lo stile di vita è importante, il coraggio della Chiesa di percorrere un cammino di riforma, di autoriforma, un cammino di rinnovamento, e il coraggio anche dell'apertura ecumenica, perché qui si gioca lo stile di vita della Chiesa. Ed è proprio in questa prospettiva dello stile di vita, del modo, che Papa Giovanni, sempre nel discorso di apertura del Concilio, afferma che di fronte agli errori, ora, sottolinea ora Papa Giovanni, la discontinuità, ora la Chiesa preferisce usare la medicina della misericordia piuttosto che della severità. Vedete il cambiamento di prospettiva. Dove è importante non soltanto l'annuncio della dottrina, chiamiamola così, ma è importante anche lo stile di vita, il modo di come si annuncia. Di fronte agli errori, la Chiesa usa, preferisce usare ora la medicina della misericordia. E che nell'annuncio delle verità di fede, il fine della Chiesa, continua Papa Giovanni, è l'unità dei cristiani e di tutto il genere umano. Questo principio di pastoralità è presente sia nei documenti del Concilio, ma è presente nello stesso modo di procedere del Concilio. Questo è interessante. Nel Concilio il principio di pastoralità non viene comunicato come proposta teorica, ma viene anche messo in pratica, con tutta la fatica che questo comporta, certamente, perché già 2500 persone da coordinare porta di per sé una fatica, ma poi c'è tutta una mentalità da costruire e da animare, da assimilare, proprio in questa prospettiva. Nel modo di procedere che del Concilio che fu adottato proprio con Paolo VI nel 1963. Quale fu il modo di procedere? Molto molto complesso, ma importante. I testi vengono preparati dalle commissioni con l'aiuto degli esperti, poi questi testi vengono discussi in aula dai padri del Concilio e dopo una prima accettazione globale non finisce. Fanno questi testi la scuola tra le congregazioni generali e le commissioni, fino a quando i voti non giungono a una quasi unanimità. Questa è la fatica di questo modo di procedere, perché è un modo di procedere, come si dice, sinodale, cioè finalizzato a coinvolgere tutti nelle decisioni, non alcuni soltanto, non i capi dei capi, a coinvolgere tutti nelle decisioni e ad ottenere il consenso più ampio possibile. E questo, come ebbe più volte ad affermare Paolo VI, chiede da parte di tutti un duplice ascolto, l'ascolto dello Spirito Santo
e l'ascolto dell'altro. Solo in quest'ottica si comprende la decisione di far pronunciare all'assemblea conciliare al termine dei lavori le parole degli apostoli al concilio di Gerusalemme. Vi ricordate? Atti capitolo 15 versetto 28. Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi. Questa espressione, se non è confermata da quel modo di procedere, certamente faticoso, ma efficace, è soltanto uno slogan. Invece, questa espressione che i padri conciliari prendono dagli apostoli al concilio di Gerusalemme, vedete l'idea di Papa Giovanni, che dovesse essere un nuovo concilio di Gerusalemme, il concilio Vaticano II, diventa un'espressione significativa di un modo di procedere che è stato adottato e che ha dato dei risultati. E questa è la consapevolezza che l'azione dello Spirito Santo si inserisce nelle azioni degli uomini. Questo lo sottolinea Paolo VI. L'azione dello Spirito Santo non è una telefonata che viene dall'alto, si inserisce nelle azioni degli uomini e che comunque illumina e orienta i dialoghi, i dibattiti, i confronti, anche quelli più accesi che ce ne sono stati al Concilio, anche quelli più dialettici che ce ne sono stati al Concilio, ed illumina anche i compromessi raggiunti col solo fine però di salvaguardare l'unità della Chiesa. Lo Spirito Santo lavora. Questo ci ha consegnato il Concilio. Un corpus di 16 documenti, molto complesso ma di grande valore, il principio di pastoralità e poi ci ha consegnato l'idea del Concilio, l'esperienza del Concilio come nuova Pentecoste e nuovo Concilio di Gerusalemme. Io penso che è meglio fare una pausa. Dopo aver dato uno sguardo insieme al Concilio Vaticano II, dopo aver visto i vari periodi che costituiscono la celebrazione del Concilio e la consegna che il Concilio fa a noi attraverso i 16 documenti, attraverso la prospettiva di una nuova Pentecoste, di un nuovo Concilio di Gerusalemme e poi la consegna di un principio fondamentale per la vita cristiana e anche per la vita della Chiesa nel suo insieme, cioè il principio di pastoralità. Adesso vediamo la recensione del Concilio Vaticano II. Perché dopo ogni concilio necessariamente segue un tempo più o meno lungo della sua recensione. Che significa mettersi in questa situazione di recezione del Concilio? La recezione è un tempo abbastanza lungo e anche abbastanza complesso, un tempo in cui siamo chiamati ad accogliere e ad assimilare quelle che sono state le decisioni e le prospettive che un concilio ha definito. E questa recezione è motivata dal fatto che ognuno riconosce in quelle decisioni, in quelle prospettive, innanzitutto la trasmissione apostolica del Vangelo. Un concilio, quando prende una decisione, la prende perché attraverso quella decisione vuole trasmettere il Vangelo.
E poi si riconosce in quelle decisioni, in quelle prospettive, una ricchezza di orientamenti e di valori finalizzati al rinnovamento della Chiesa e finalizzati anche ad affrontare la situazione storica del momento. Questa è la ricezione. E bisogna dire che la ricezione interessa le chiese locali, oltre che la Chiesa universale, ma in fin dei conti il soggetto della ricezione non è una persona singola o un piccolo gruppo, è la Chiesa locale. Il soggetto è un soggetto collettivo, per cui la ricezione è un processo che interpella ogni Chiesa locale, nei suoi vari ambiti, liturgia, catechesi, carità, ministeri, istituzioni, eccetera. E mi interpella sia riguardo all'applicazione del dettato dei testi conciliari e perciò al cambiamento delle strutture, ma l'interpella anche più in profondità alla conversione in senso evangelico della mentalità e dell'identità cristiana. Quindi la ricezione del Concilio non è soltanto finalizzata ad applicare i documenti che sono stati emanati, ma è finalizzata anche a un cambiamento di mentalità, non soltanto al cambiamento delle strutture, ma anche al cambiamento della nostra mentalità. Altrimenti è un'opera a metà, rimane un'opera a metà la ricezione. Strutture e mentalità. Cambiamento delle strutture, ma cambiamento anche del nostro modo di essere, del nostro modo di essere cristiani in questo mondo, oltre che del nostro modo di essere cristiani nella Chiesa. Questo non va mai neppure dimenticato. Cambiamento di mentalità, una conversione in senso evangelico. E allora vedete che da questo punto di vista la ricezione è un dinamismo trasformativo, molto complesso, e neppure tanto lineare, perché è un processo trasformativo, ripeto, di strutture e mentalità, che richiede tempi lunghi, che richiede discernimento, che richiede capacità di ascolto, capacità di interpretazione e di inculturazione, che richiede anche delle fasi di decantazione. E poi chiede anche delle fasi di rilancio di nuove prospettive per sapere affrontare le sfide del tempo presente. Vedete, è un processo abbastanza complesso, finalizzato alla trasformazione, alla conversione, al rinnovamento delle strutture e della mentalità. Riguardo al Vaticano II, il processo di ricezione è ritenuto ancora aperto a 50 anni. E si distingue in tre periodi, perché lungo questi 50 anni la ricezione è stata vissuta a vari livelli e secondo varie fasi. Si distinguono tre periodi, però non dobbiamo nemmeno dimenticare, ve lo accennavo prima, che già all'interno della celebrazione del Concilio si mise in atto un processo di ricezione. Per esempio nel modo di procedere. Per esempio, in particolare, riguardo al principio di pastoralità, che Papa Giovanni aveva più volte accennato, ma che risultava in un certo senso quel modo di capire la pastorale risultava quasi estraneo alla maggioranza. E quindi nel Concilio si mise in atto un processo di ricezione,
di cambiamento appunto della mentalità. Della mentalità, in questo caso, pastorale. Ritorniamo alla ricezione del Concilio Vaticano II in questo lungo periodo di 50 anni chiamato di post-concilio. Il primo periodo va dal 65 all'84 ed è segnato da entusiasmo e creatività, sia nelle chiese di antica edificazione, sia nelle giovani chiese, quelle dell'Africa e dell'America Latina. È il periodo in cui si avviano significative esperienze comunitarie e pastorali di base. Cresce la partecipazione dei laici e in particolare delle donne alla vita della Chiesa. Si attuano alcune riforme in ambito liturgico, catechetico, giuridico e istituzionale. Per esempio, si cominciano a celebrare i sinodi dei vescovi. Credo che il primo dopo il concilio fu nel 1971. Primo sinodo? 60? 67. Poi la pubblicazione per esempio del nuovo codice di diritto canonico nell'83, se ricordo. E in questo periodo risuona evidente la discontinuità rispetto all'esperienza di chiesa tridentina vissuta negli anni precedenti al Vaticano II. Come risultano significative le assemblee di Medellín e di Puebla della Conferenza Episcopale dell'America Latina, come pure la elaborazione della teologia della liberazione nelle sue varie prospettive e accentuazioni. Tutto questo segna una tappa importante per la rilettura e la inculturazione del Vaticano II nei contesti ecclesiali e culturali di quelle zone, cioè dell'America Latina. Anche l'esortazione di Paolo VI, post-sinodale, quella Evangelii Nuntiandi, segna una tappa fondamentale nella ricezione del Concilio, perché a livello magisteriale fu la prima rilettura del Concilio nella prospettiva di una Chiesa che si lascia evangelizzare e che proprio per questa è capace di portare poi l'annuncio. Di una Chiesa evangelizzata e di una Chiesa che evangelizza. Non semplicemente di una Chiesa che evangelizza, ma anche di una Chiesa che si lascia evangelizzare. La fase di entusiasmo si attenua verso la fine di questo primo periodo e cominciano ad emergere giudizi anche diversificati sul Concilio stesso. In particolare valutazioni negative sulla prima fase post-conciliare che a giudizio di alcuni fu troppo creativa. Questo è il primo periodo. Secondo periodo va dall'85 al 99 e apre una fase nuova subito segnata dal Sinodo dei Vescovi, Sinodo straordinario dei Vescovi, celebrato proprio all'inizio di questa fase, nell'85. Inizia una fase nuova perché in questo sinodo si determinano due cose. Si determinano i criteri per una corretta interpretazione dei documenti conciliari e si determinano i criteri per una più equilibrata recensione del concilio stesso. Riguardo ai criteri per una corretta interpretazione, si afferma che bisogna prendere in considerazione tutti i documenti in se stessi e poi il rapporto tra loro, con un'attenzione speciale alle quattro costituzioni, quelle quattro costituzioni fondamentali. Poi si dice che non bisogna mai separare nei testi l'indole dottrinale da quella pastorale. Si dice ancora che non bisogna separare lo spirito dalla lettera del Concilio e poi si afferma che bisogna comprendere il Concilio in continuità con la grande tradizione della Chiesa. Questi sono i criteri per una corretta interpretazione dei documenti che fu messa in risalto, in evidenza
al sinodo straordinario. E poi riguardo ai criteri per una più equilibrata recezione del Concilio, si afferma che l'ecclesiologia di comunione è l'idea centrale dei documenti del Concilio. L'ecclesiologia di comunione, la Chiesa comunione, è l'idea centrale del Concilio. Evidente che in questo periodo, in questo secondo periodo della recezione del Vaticano II, è il Magistero papale e pontificio a prendere sempre di più le redini, a orientare sempre di più la recezione ecclesiale del Concilio, delimitando il compito delle chiese locali, perché vi avevo detto che il soggetto fondamentale della recezione è la chiesa locale, con tutte le sue componenti, con tutti i suoi soggetti ecclesiali. Questo periodo è il Magistero papale pontificio che si impone per determinare gli orientamenti riguardo alla recezione del Concilio. Così si rafforza il profilo istituzionale della Chiesa attraverso una crescente visibilità della figura del Papa, un forte centralismo della Curia Romana, un'eccessiva enfasi dell'ecclesiologia della Chiesa universale, prioritaria ontologicamente e cronologicamente rispetto alle chiese locali, uno stile dottrinale sempre più accentuato nella redazione dei documenti del Magistero e poi una precisa configurazione dei ruoli e dei compiti dei teologi. Questi sono i vari interventi di questo periodo, dove emerge il rafforzamento del profilo istituzionale della Chiesa. L'espressione di questa tendenza sono, basta leggere i testi per rendersi conto, la pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, che ridefinisce l'impianto catechetico sullo schema tradizionale. Poi l'altra espressione è l'esortazione post-sinodale Pastores Labo Vobis, l'esortazione sul ministero presbiterale, sul ministero dei preti, dove si accentua riguardo alla vocazione e al ministero del presbitero la prospettiva cristologica ontologica. E poi l'enfasi che pone un documento della congregazione, ve lo accennavo prima, della Congregazione per la Dottrina della Fede, sul primato della Chiesa universale rispetto alle Chiese locali. Tuttavia bisogna anche dire che in sede di riflessione teologica si aprono nuovi campi di ricerca, per esempio sul dialogo interreligioso e sulla cristologia. E poi sono da evidenziare alcuni gesti significativi di alto valore simbolico di Giovanni Paolo II, gesti che sanciscono le aperture già intuite dal Concilio Vaticano, per esempio l'incontro interreligioso di Assisi nel 86, gli incontri che ebbe il Papa con esponenti dell'ebraismo e con quelli dell'Islam, la presa di posizione contro la guerra in Kuwait e contro l'attacco preventivo in Iraq, la richiesta di perdono durante il Giubileo. Sono gesti significativi che vanno messi in risalto. Questo ci fa vedere come il tempo della recezione, come vi dicevo, è un tempo complesso, non è lineare. E abbiamo il terzo periodo della recezione, che va dal 2000 fino ad oggi, in pratica la situazione attuale. Questo terzo periodo è importante e significativo perché c'è l'affacciarsi delle nuove generazioni. E in questo periodo cambia il contesto anche socioculturale, poi in questo ultimo periodo il contesto socioculturale è determinato anche dalla crisi economica, ma non solo.
viviamo in un contesto laico e secolarizzato. Laico nel senso anche positivo del termine, che chiede allora, proprio questo contesto, una nuova recensione del concilio. Giovanni Paolo II parlò del concilio all'inizio del 2000 come la grande grazia del XX secolo e come una sicura bussola per il cammino del XXI secolo, secolo nel quale noi ci troviamo oggi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire forse che il Concilio, a 50 anni della sua celebrazione inaugurale, va accolto per gli anni a venire come regola di discernimento. Come regola di discernimento. Se si dice che è bussola sicura per il cammino del XXI secolo, allora capiamo che il Concilio deve diventare regola di discernimento per la conversione e il rinnovamento della Chiesa e della vita cristiana. Cioè si tratta di entrare in una possibile nuova fase creativa della recensione, considerando che il Concilio, se da un lato è in continuità con la grande tradizione della Chiesa, dall'altro, non lo si può negare, il Concilio ha posto elementi importanti di discontinuità rispetto ai modelli della Chiesa tridentina e ai modelli di cristianità vissuti negli anni precedenti. E allora il Concilio non è soltanto un punto di partenza, cioè non è soltanto un punto di arrivo, è anche un punto di partenza, un punto da cui partire, un punto che ci spinge oltre. Un esempio chiaro ed eloquente l'abbiamo nel fatto che il Concilio, rinunciando ad una visione monarchica e di società perfetta, colloca la Chiesa in un duplice decentramento. Un primo decentramento rispetto alla parola di Dio al Vangelo, cioè alla presenza di Cristo risorto. E l'altro decentramento rispetto ai suoi interlocutori. Ognuno geograficamente, culturalmente, storicamente situato e rispettato nella sua diversità e peculiarità. Rispetto al Vangelo e a Cristo, la Chiesa si decentra per mettersi in ascolto e in obbedienza. Rispetto ai suoi interlocutori, con una parola, al mondo, la Chiesa si pone in ascolto, si decentra ponendosi in ascolto. E nello stesso tempo si decentra seminando il Vangelo in ogni popolo e cultura. Ma come? Senza pretese egemoniche, senza ricerca di privilegi, ma presentandosi soltanto come serva della parola. Perché la Chiesa non splende di luce propria, ma della luce di Cristo, della luce di colui che il nome è Gensio, luce dei popoli. Questa è la recensione del Concilio Vaticano II, come così è stata vissuta in questi 50 anni e come si prospetta adesso. Certo. E in questo contesto di possibile recensione creativa si inserisce qui la nostra prospettiva mendicante di rilettura del Vaticano II. Certamente è una prospettiva, non è tutto. È una prospettiva tra le altre, che però trova, a mio avviso, alcuni riscontri nel Concilio stesso. Questa mendicante è la prospettiva che proponiamo noi frati carmelitani, che assieme ai frati francescani, domenicani, servi di Maria, trinitari, agostinani e altri ancora, facciamo parte di quella tipologia di ordini religiosi detti appunto mendicanti, definiti così dal Concilio Ecumenico Lionense II nel 1274, perché professano la povertà non solo personale ma anche comunitaria, vale a dire la rinuncia ad avere rendite o possedimenti in comune e attivano il loro sostentamento alla incerta mendicità.
penso che risulta nuova questa cosa a molti di voi, no? Chiaro. Basta guardarsi in giro. Richiudere gli occhi. E stendere un velo dietro. Gli ordini mendicanti, considerati nella freschezza delle origini, considerati nella freschezza delle origini, perché poi se andiamo nei secoli seguenti, basta che citiamo i domenicani che parteciparono all'Inquisizione, siamo tutti in un'altra prospettiva. Ma considerati nella freschezza delle origini, per questo sto parlando dei mendicanti, sono stati veramente una risposta evangelica e culturale alla società dei comuni. Siamo nell'arco del 1200, Una risposta evangelica e culturale alla società dei comuni, società che, emancipandosi dal sistema feudale, si era aperta al sistema delle città, un sistema più dinamico, più mobile, però caratterizzato dal dominio del denaro, che lo vediamo anche oggi, arricchisce i ricchi e impoverisce i poveri. E poi caratterizzato dall'economia del mercato, dai mestieri e dalla cultura delle università. Ma i mendicanti sono stati anche una risposta evangelica alla chiesa istituzionale del tempo, che è troppo clericale e che fa fatica proprio per questo. Clericale intendo come setta, come casta, non ha niente a che vedere col sacerdozio, perché una cosa è il sacerdozio di Cristo e una cosa è la mentalità clericale, questo giusto per intenderci. Mentalità clericale significa mentalità di casta, di setta, chiusa. Questa chiesa istituzionale, che era diventata troppo clericale, fa fatica a portare avanti quella riforma che si era data alla chiesa stessa, la cosiddetta, a quel tempo si chiamava così, riforma gregoriana, che proponeva il ritorno alla sequela di Cristo povero e alla predicazione del Vangelo. Perché i preti, i vescovi, nella loro maggioranza, pensavano ad altro. Erano piccoli principi, quindi delle piccole caste o grandi caste. Quindi fa fatica a portare avanti la chiesa istituzionale la riforma gregoriana, e fa fatica anche a dialogare con i movimenti ecclesiali che erano emersi in quel periodo, gli albigesi, i catari, i valdesi, gli umiliati, i quali a loro modo avevano preso sul serio il programma della riforma della chiesa, perché sempre così accade. La chiesa istituzionale fa le riforme e la chiesa di base, non nella sua globalità, in alcune frange, le prende sul serio. Avevano preso sul serio il programma della riforma della chiesa, purtroppo alcuni movimenti erano caduti nell'eresia, nel settarismo, come spesso accade. Rimanendo fedeli alla chiesa e all'istituzione, gli ordini mendicanti mettono al centro del loro progetto di vita i seguenti valori: la sequela di Cristo e del suo Vangelo, il primato spetta alla parola di Dio e al Vangelo, cioè a Cristo; la povertà comunitaria, perché anche le strutture devono essere convertite al Vangelo. E non si può annunciare l'Evangelo in una posizione ricca, di grandi possedimenti. L'altro valore è la minorità, come presenza umile, si diceva stamattina, piccola e mite, nella Chiesa e nella società. Non una presenza che cerca il dominio dell'altro, ma una presenza che cerca l'incontro con l'altro. L'altro valore è la fraternità, come espressione di comunità centrata sulla parola e sull'Eucaristia e aperta al popolo di Dio.
L'altro valore, il governo della befocrazia, il comando dei fratelli, il sistema di governo degli ordini mendicanti è detto centralizzato, in genere lo si dice così, ma bisogna capirlo che cosa significa centralizzato. Il governo dei frati mendicanti è formato a vari livelli, dove il generale è il primo tra i fratelli, non è quello che sta sopra degli altri, è il primo tra i fratelli, e ha attorno a sé come aiuto e come collaborazione un consiglio. E così per il provinciale è un fratello tra i fratelli che ha per la gestione del governo collaborazione attorno a sé con un consiglio. È il priore di una comunità, lo dice la stessa parola, è il primo tra i fratelli, non è il superiore, colui che sta sopra gli altri. La terminologia che hanno adottato i frati mendicanti è importante, perché dice una mentalità. Colui che presiede una comunità è chiamato priore, oppure è chiamato, nella tradizione francescana, è chiamato guardiano. Anche il provinciale è priore provinciale, primo tra i fratelli. Anche il priore generale è chiamato priore, primo tra i fratelli. Nella tradizione francescana c'è la dizione ministro, che significa servo. Il governo, così è detto, della democrazia, così è detto, non lo dice quasi mai nessuno, non lo so perché, ma il governo della democrazia, comando dei fratelli, il governo dei fratelli. Chi governa non è uno che viene da fuori o che uno è stato stabilito su un piedistallo e sta lì per tutta la vita a governare. Chi governa è il primo tra i fratelli e deve essere eletto con il consenso dei fratelli. Poi un altro valore è l'itineranza, come cammino lungo le vie indicate dallo Spirito e come servizio per la predicazione del Vangelo in stile di povertà. L'itineranza non è semplicemente andare in giro di qua e di là, come tante volte viene volgarmente detto. L'itineranza ha questo duplice significato nel progetto di vita dei frati mendicanti. Seguire i cammini che lo Spirito sta indicando oggi alla Chiesa, quindi una capacità di discernimento. E poi servizio al Vangelo, alla predicazione del Vangelo in stile di povertà. San Domenico, domani celebreremo la memoria, San Domenico, che fondò l'ordine dei predicatori, lo fondò con questa espressa, esplicita idea. Bisognava predicare il Vangelo anche agli eretici, non andando a cavallo, ma andando a piedi, cioè con stile, secondo la mentalità dell'epoca, con stile di povertà. Se tu vuoi convertire l'eretico, devi stare davanti a lui in situazione, in condizione di povertà, di umiltà, e annunciare il Vangelo così. Non facendo le crociate, non facendo gli attacchi anche armati, perché era diventato legittimo combattere gli eretici in questo modo. Poi purtroppo ci sarà l'Inquisizione, e questa è un'altra storia rispetto agli uffici. L'altro valore è la presenza in mezzo al popolo per il dialogo con la cultura popolare e anche con quella delle università. Con i frati mendicanti si aprono anche le università. E poi un aspetto importante dei mendicanti fu il coinvolgimento dei laici.
nel vissuto della spiritualità dei vari ordini, spiritualità francescana, carmelitana, domenicana, eccetera. Il coinvolgimento del laicato fu una caratteristica dei frati mendicanti. E poi, già vi dicevo, anche le strutture devono parlare, anche le pietre devono parlare, devono annunciare. E per i frati il convento e la chiesa, in genere le chiese che hanno costruito i frati domenicani sono sempre ad un'unica navata, fateci caso, quelle costruite dai frati mendicanti. Perché il convento e la chiesa devono diventare luogo della comunione, luogo della convivialità, luogo della familiarità con il popolo di Dio. Perché il convento è il luogo del convenire, è il luogo dello stare insieme, è il luogo aperto dello stare insieme dei frati con il popolo di Dio. E la chiesa è il luogo della comunione, della partecipazione comunitaria. Questo, detto proprio brevemente, in sintesi, il progetto di vita degli ordini mendicanti. E del mendicante possiamo anche brevemente cogliere la cifra simbolica di uno stile di vita, perché il mendicante si pone a mani aperte, mani vuote per ricevere, perché il mendicante si pone nella condizione di ricevere, di accogliere. Il mendicante sta alla porta e bussa per chiedere qualcosa. Il mendicante è sempre in cammino, è come uno che non ha una dimora fissa, è sempre cioè in ricerca, è sempre in una situazione di provvisorietà. Il mendicante possiede una piccola sacca per il viaggio, non ha grandi valigie, se no come fa a camminare? Deve essere leggero, deve vivere nella sobrietà e nella essenzialità, altrimenti si mobilita. E possiamo cogliere pure i tratti mendicanti di Gesù, così come ci vengono, almeno alcuni tratti, ci vengono narrati nel Nuovo Testamento, di Gesù che vive come un senza dimora, perché non ha dove posare il capo, di Gesù che nel libro dell'Apocalisse si dice sta alla porta e bussa per chiedere di cenare con noi, di Gesù che invia i discepoli in missione con uno stile di povertà, ve lo accennavo prima, di Gesù che cammina per le strade della Palestina come un pellegrino e un forestiero. La strada per Gesù è stata il suo ambiente di vita quasi. Di Gesù che ci dice il Nuovo Testamento è la pietra scartata, costituita dal Padre, da Dio Padre, la pietra fondamentale per la costruzione della Chiesa. Pietra scartata, si scarta un mendicante. E allora quali sono gli atteggiamenti mendicanti della Chiesa che vediamo emergere nei testi del Concilio? Io, così sinteticamente, perché poi a molti di questi aspetti verranno poi trattati nelle riflessioni che verranno, indico soltanto alcuni che mi sembrano importanti. La sequela di Cristo povero, che dovrebbe dinamizzare e ristrutturare la forma dell'esistenza della Chiesa e della vita cristiana. La sequela di Cristo povero che dà forma concreta alla Chiesa. Leggetevi Lumen Gentium, capitolo 8, l'ultimo paragrafo.
paragrafoci. Come Cristo? Scusa, numero 8. Lumen Gentium, numero 8, ultimo paragrafo. Come Cristo è stato povero, così la Chiesa. C'è un ritornello in questo paragrafo che dice sempre così. Come Cristo, così la Chiesa. Come Cristo, così la Chiesa. Ed è fondamentale. Poi un altro aspetto. La Chiesa è chiamata a sottomettersi alla parola di Dio. La De Verbum, ce ne parlerà domani Gabriella, inizia proprio così, il religioso ascolto della parola di Dio. E poi nel numero 10, riguardo al magistero, si dice che anche il magistero della Chiesa è sottomesso alla parola di Dio. Non sta di sopra della parola di Dio, sta di sotto. E poi la Chiesa, popolo di Dio, soggetto attivo della liturgia assieme a Cristo sacerdote. Questo poi se ne parlerà in una riflessione. Leggetevi il Sacrosanto Cuore, impegnata ad evangelizzare il mondo, che è la sua missione. Come ci viene detto in questi numeri di Gaudium et Spes, 42-43, ma la Chiesa anche si pone nell'umile atteggiamento di ricevere dal mondo. Leggetevi il numero 44 di Gaudium et Spes. La Chiesa che si fa mendicante, che chiede al mondo, agli uomini, aiutami ad annunciare il Vangelo, aiutami ad annunciare il Vangelo, dammi quelle categorie umane fondamentali necessarie per annunciare il Vangelo, dammi quel linguaggio umano necessario, fondamentale per annunciare il Vangelo. Questa è la Chiesa mendicante che chiede, una Chiesa che non è autosufficiente. E questo chiede. E infine la Chiesa riconosce, rispetta e si pone anche in dialogo con ogni diversità. Nel numero 92 di Gaudium et Spes. Questi mi sembrano, ma ce ne sono certamente altri, ma questi ho voluto riportare, riproporre e presentare a voi i tratti mendicanti della Chiesa. Di una Chiesa che si converte da Chiesa trionfalistica a Chiesa mendicante. Secondo padre Davide Turoldo, che forse più di qualcuno di voi conosce, frate e poeta di un ordine mendicante, cioè dei Servi di Maria, la ripresa di uno spirito mendicante secondo le esigenze più urgenti del tempo, secondo il Concilio e oltre, andando anche oltre, è il segno, dice Davide Turoldo, che è possibile una riforma della Chiesa, Chiesa intesa pastori e fedeli, non soltanto pastori ma anche fedeli, perché si è trionfalistici non soltanto riguardo ai pastori ma anche a molti laici, di una riforma della Chiesa che si spogli di clericalismo e di trionfalismo e si collochi evangelicamente come popolo di Dio itinerante nella storia, come popolo umile, pastori e fedeli, come popolo amante della fraternità, della sobrietà e della essenzialità. Anche noi questa riforma della Chiesa la speriamo e l'attendiamo vivamente. Grazie.